Noi siamo qui per dire contro la crisi, riprendiamoci la cassa. Benvenuti tutti, siamo qui per una cerimonia estremamente importante. Siamo alla Cassa Depositi e Prestiti e, come ben sapete, la Cassa Depositi e Prestiti, che si basa sul risparmio dei cittadini e dei lavoratori, ha un debole per le fondazioni bancarie, nel senso che ultimamente ha regalato qualcosa come 2 miliardi alle fondazioni bancarie, che sono primi azionisti delle principali banche private. Allora, noi oggi siamo qui per questa cerimonia. Io chiamerei subito il Premier Monti. Il momento è importante. Dobbiamo consegnare questo assegno, quindi diamo un momento al Premier. L'assegno. Si tratta proprio di un piccolo omaggio soltanto simbolico. Lo attribuiamo soprattutto perché speriamo che il Paese capisca di quanto le fondazioni bancarie, le banche stanno facendo per questo paese. Grazie Premier, sobrio come sempre. Sentiamo il presidente emerito Franco Bassanini, che conosciamo tutti per avere, diciamo, guidato la sana politica delle privatizzazioni in questo paese. Le privatizzazioni è chiaro che sono un beneficio per tutti, per la popolazione. La popolazione deve essere grata alla Cassa Depositi e Prestiti. Prego, consegnate l'assegno. Prego, fotografate, perché il momento è fondamentale. Che succede? Che succede? Chi è questo? Questi soldi sono di tutti noi, sono dei cittadini, quindi è giusto che i cittadini decidano come utilizzarli. Bene, sentiamo se qualcuno sa come si possono utilizzare questi soldi. Alzate la mano chi vuole intervenire, prego. Per la ripubblicizzazione dell'acqua, in effetti c'è un progetto di ripubblicizzare Acea in questa città, cioè di dare il foglio di via a Caltagirone o il ricongiungimento familiare con il fratello che è detenuto in ferie. Per sistemare le scuole che stanno cadendo a pezzi. Per sistemare le scuole che stanno cadendo a pezzi. Pensate quante cose incredibili si possono fare con questi soldi. Bene, noi siamo qui per dire. Oggi la Cassa Depositi e Prestiti, in questa sede, sta incontrando gli enti locali per proporsi come partner nella dismissione degli immobili comunali. Pubblica cassa, pubblica cassa, pubblica cassa, pubblica. Ora ci stanno dicendo che siccome la Cassa Depositi e Prestiti è privata, non possiamo rimanere qua dentro. Noi stiamo proponendo che almeno il 70% di noi possa rimanere dentro, essendo che il 70% però precisiamo le cose, noi non stiamo attentando alla sicurezza di nessuno. Il buon senso è che scende uno e fissa un appuntamento e noi siamo volatilizzati, evaporati. Il buon senso è questo. Se invece lei dice avete violato le sacre regole dell'eccetera, non è buon senso. Ma se scende un funzionario che fissa un appuntamento, noi evaporiamo. Siamo qui per protestare perché Cassa Depositi e Prestiti di fatto ha concesso un regalo alle fondazioni bancarie che ammonta più o meno a 2 miliardi. Quindi siamo qui simbolicamente per dire che questi 2 miliardi appartengono ai cittadini italiani e dovrebbero essere utilizzati casomai per saldare i conti pubblici o per realizzare le opere di cui c'è bisogno oggi in questo paese. Sembra che non sia nemmeno possibile entrare per chiedere un incontro con la Cassa Depositi e Prestiti, che è un'istituzione pubblica. No, va bene, dai, siamo d'accordo allora che saliamo in due. Sì. Questo è il problema.